Siamo da Azimut per scoprire Roma per le strade, una raccolta di racconti, e lo scopriremo con Guido Farnetti, ma in questo caso come ti devo considerare? Editore o autore? L'imbarazzo è infinito, credimi, sono in pieno conflitto di interessi, ma diciamo che non me ne voglio Ma proprio. in questo paese va di moda, insomma. Esattamente, ecco perché infatti c'è anche una mia paginetta all'interno, ma sai, Roma per le strade è un progetto in cui ho creduto dal primo momento, un'idea di amici, un'idea nata il sabato sera e cresciuta durante la notte finché il lunedì già dovevamo realizzarla e per questo ho deciso di essere dentro anch'io. Quindi dobbiamo supporre che i vari racconti siano tutti quanti ambientati in vari angoli, in varie parti di Roma, per le sue strade. Noi agli scrittori, agli amici che hanno deciso di concederci un racconto, non abbiamo dato una linea precisa da seguire, come invece in genere accade nelle antologie. Abbiamo detto semplicemente una cosa: quello che vogliamo è raccontare Roma attraverso le sue strade, attraverso i suoi quartieri, attraverso le storie che nascono in queste strade. Perché crediamo che possa così nascere un quadro davvero fantastico della città in cui viviamo. Quindi un modo di scoprire la città non attraverso la guida turistica, ma con gli occhi di uno scrittore, di qualcuno che conosce e vive la città e sa indicare quali sono i veri angoli nascosti, i veri angoli dove la città vive. Sì, questa, anche se in realtà. Ti confesso, quello che poi traspare sono storie di carattere universale. Questo è un complimento che ci è stato fatto notare da un relatore. Quello che leggendo l'antologia poi appare è il fatto che, non so, forse perché Roma davvero è la capitale del mondo, probabilmente anche le storie che vengono raccontate qui focalizzano l'attenzione. Non solo, non tanto sui quartieri e sugli angoli di Roma, quanto su ciò che scaturisce da questa scenografia. Quindi anche un milanese può leggerlo senza dire a Roma ladrona, mi hanno derubato questa città all'odio, no? È buono anche per lui. Esattamente, infatti è proprio questo. La presentazione di questa antologia è stata fatta da un milanese che si era innamorato dell'antologia dopo averla letta. Così, a Milano so che sta funzionando e questo è il più grosso complimento per l'antologia. Diciamo, è un successo inaspettato veramente, l'idea che addirittura a Milano amano Roma. Mission Impossible, siete riusciti. Sì, ebbene sì, ma in realtà davvero io credo che sia stata proprio questa idea forte di base. E che comunque noi vorremmo ripetere per Milano, per Torino, per Napoli. Un'idea che piace, perché in realtà poi tra l'altro abbiamo avuto il grosso piacere, l'onore di poter annoverare racconti anche di scrittori famosi, mi viene in mente Renzo Rosso, Francesca Mazzucato, Mario Lunetta, Monica Maggi. Insomma, questi scrittori hanno sposato il progetto parte da Roma perché Azimut è di Roma. Ma chissà dove andrà a finire. Quindi una antologia d'autore come difficilmente se ne vedono, perché molte antologie sono raffazzonate qua e là, questo va detto. Io ringrazio Guido Farnetti, editor-autore. Grazie a te, Ferdinando, e sì, nel mio pieno conflitto di interessi.